Ciao a tutti, buon anno a tutti. Allora, so che non tutti mi seguono su Facebook, Instagram, quant'altro, e volevo raccontare quello che è successo. Sono tornata oggi a casa e diciamo che non è stato un inizio di anno molto molto felice. Tutto bene quello che finisce bene, però. È stata una settimana molto molto impegnativa e si vede dai miei capelli. Devo andare assolutamente dal parrucchiere perché sono inguardabile e dalla mia faccia, insomma, che comunque è un pochino sofferente ancora. Allora, vi spiego cosa è successo. Il giorno della Befana, durante il pranzo, ero da mia cognata, ho iniziato ad avere dei dolori allo stomaco forti. Ho pensato che fosse qualcosa che stavo mangiando la carne arrostita. Per chi ha fatto il bypass, la carne arrostita, insomma, è un pochettino gnocca, come dice qualcuno, fa il mappazzone, e quindi ho pensato che fosse quello. E quindi ho detto adesso basta, aspetta un attimo, aspettiamo che di digerire un pochino per stare meglio. Purtroppo non è stato così, al che ho sentito il mio chirurgo e lui mi ha consigliato, insomma, di prendere il Buscova, insomma, un antidolorifico, e vedere di risolverla così, se era quello. Ma lui già, insomma, conosceva i suoi polli. Col Buscovan, insomma, si è calmato un po' il dolore. Purtroppo è ricominciato dopo un quarto d'ora. Intanto io ero a casa e a un certo punto era così forte che non. Insomma, ho pensato di andare al pronto soccorso perché non era il classico dolore che avevo di solito. E io vi dico, io ho fatto un taglio cesareo quando ho avuto le bambine, quindi io non ho avuto il travaglio con i dolori del travaglio. Ho avuto i dolori dopo e me li ricordo e non sono belli. Ma questo è stato peggio, vi dico che non ho mai sofferto tanto in vita mia, mai. Mi hanno ricoverata con una subocclusione intestinale, che per fortuna è rientrata da sola in un paio di giorni. Naturalmente, però. Quando io ho fatto un bypass e la mia sede è Pisa, quindi appena mi hanno dimessa io mi sono messa in treno e sono andata a Pisa, perché anche se la situazione era rientrata, adesso vi spiego che problema è stato, poteva ripresentarsi perché non era risolta. Alla fine che cos'era? È una controindicazione del bypass, una casistica che ha una percentuale di avverarsi bassissima, il 3%, qualcuno direbbe alta, però insomma il 3%. Io la solita fortunella l'ho avuto io. Che cosa è successo? Quando c'è un forte dimagrimento, il forte dimagrimento fuori corrisponde anche a un dimagrimento interno, soltanto che la mia anatomia interna non è più quella solita di prima, perché l'intestino è stato staccato da una parte e è stato ricollegato sopra. Ok, io non sono un medico, ve la spiego a lettere di mazzacane come ho cercato di capirla. Si sono create delle anse, degli spazi e quindi l'intestino è andato dove non doveva. Qualcuno, mia sorella, ti si sono aggrovigliate le budella. E quindi si sono create queste ansie che sono rientrate, però bisognava sigillarle meglio. Quindi si è creata un'ernia e a questo mi hanno trovato dei calcoletti alla cistifellea. Ora, queste cose si vedono laparoscopicamente, quindi il mio chirurgo mi ha dovuto operare, mi sono operata sabato. E niente,
di nuovo rifare l'anestesia totale, che era la cosa che mi preoccupava di più, sinceramente, perché io mi fido molto dei dottori che ho avuto e che ho, e perché per me sono veramente il top, sono stata seguita veramente ad altissimo livello. Quindi l'anestesia era la cosa che mi preoccupava di più, perché tu lì ti addormenti e hai il terrore di non svegliarti. Comunque, la cistifella è stata tolta, perché questi calcoletti sì, erano calcoletti, però i calcoli a lungo andare avrebbero potuto portare la bile fino al pancreas e arrivare a una pancreatite. La pancreatite è molto pericolosa come malattia. Quindi abbiamo preferito toglierla, parlo come un chirurgo. E insomma, dopo 2 ore e mezza, 3 ore così mi sono svegliata e grazie al cielo è tutto a posto. Con tutti questi due ricoveri, e oggi finalmente sono riuscita a tornare a casa, con tutti questi ricoveri, sono stata 6 giorni senza mangiare niente, solo acqua. Credetemi, allora, vabbè, chi ha il bypass non sente tantissimo la fame, soprattutto durante il primo anno. Io ultimamente la inizio a sentire un po', però non è la solita fame. Comunque so che devo mangiare. 6 giorni senza mangiare sono volati, devo dire la verità, però mi veniva in mente qualsiasi cosa da mangiare possibile e immaginabile e avevo una costante voglia di mele. Mele, parmigiano, feta e pomodorini. Quindi io ho vissuto così. Adesso sono tornata a casa e mi sono pesata e ho perso più di 3 kg questa settimana, quindi è andata così. E avrei voluto, insomma, iniziare questo nuovo anno raccontandomi del primo anno dal bypass, di come è andato. Beh, è andato bene. E ho perso 56 kg. Mi hanno fatto tutti i complimenti, nel senso che sono tanti, però a livello di organi purtroppo hanno portato a questo forte dimagrimento, ha portato a questo problema che spero, insomma, che è risolto. Adesso ho i punti che però sono quelli riassorbibili, però un pochino di fastidio ce l'ho, c'ho ancora un po' di drenaggio aperto, stavolta ne avevo uno solo, però insomma ero ormai non più neofita di queste cose, ma sono stati giorni molto molto difficili, soprattutto il fatto di andare così via da casa al pronto soccorso, lasciare le bambine con i parenti, loro non so cosa abbiano capito, sanno che avevo male al pancino, così adesso è una settimana che non le vedo, infatti adesso le torneranno da scuola e mi troveranno. Ci siamo viste col FaceTime, abbiamo fatto le telefonate così per vederci, però insomma non è stato facile per niente, davvero non è stato facile per niente. Scopro di avere una forza che non pensavo di avere. Scopro di avere paura, perché non posso dire non ho paura di niente, ho paura, ma sono arrivata a quello che volevo, cioè hai paura, ma la smetto di lamentarmi e faccio le cose, basta. Perché le cose si devono fare, perché la vita è difficile, però le cose si fanno e basta, perché si devono fare. Quindi l'inizio dell'anno è stato, insomma, la fine dell'anno lo sapete com'è stata, figuratevi l'inizio così. Ho detto vabbè, basta, basta, non ne voglio sapere niente. Ho delle occhiaie che sono paurose, sono bianca come un cencio. Però adesso devo avere un pochettino di accortezza con la dieta per quanto riguarda qualche giorno di alimentazione molto digeribile e poi una dieta delicata, insomma, niente
cose troppo pesanti. Come dice il mio chirurgo, mi raccomando le vitamine, mi raccomando le proteine, insomma le solite cose. Avevo tantissimi video da fare, il video dei regali di Natale, ho fatto un po' di shopping, sono riuscita a fare shopping anche a Pisa, ragazze. Io quando esco dall'ospedale mi devo consolare, ho comprato fondotinta di Marc Jacob, ma ho comprato altre cose e ve le volevo far vedere e sono andata da Intimissimi, vabbè, Intimissimi non. Non mi interessa, c'era il 50 di sconto, non avevo tempo e insomma ho fatto una breve passeggiata non, perché comunque un pochino mi stanco, dopo tutto sono 4 giorni che ho fatto l'operazione, mi stanco facilmente, però insomma va bene così. E spero di ricominciare a fare video quanto prima, domani vado almeno a sistemare un pochettino questi capelli. Poi io mi ero scordata di avere il gel, sono partita di fretta e furia, quindi in valigia ho messo le cose basilari non, e ho scordato che avevo il gel e quando ti fanno l'operazione tu devi avere il dito libero per il, non so come si chiami, per quello che controlla i battiti, quindi mi sono dovuta scarnificare un dito, adesso vediamo anche di sistemare le unghie, ma sono sciocchezze, sono piena piena di lividi perché... una volta siamo andati fuori vena, una volta di qua, una volta di là, comunque sono veramente piena di lividi. Ormai gli aghi non li temo più, nel senso non li temo più. Adesso mi sto facendo anche, sapete, l'antitrombotico, lo devo fare per un mese, lo faccio da sola, cioè ormai. Yeah, posso... Io l'ho sempre detto quando ho partorito le gemelle. Ho detto, ho fatto questo, posso fare qualsiasi cosa nella vita. Non mi por... È stata la spinta che poi mi ha fatto fare il bypass. Cioè, non mi voglio porre più limiti. Però poi mi guardo indietro. Infatti, oggi quando sono scesa dal treno, la prima cosa... Perché ho... non ho pianto neanche una volta. Cioè, non ho avuto neanche una crisi di nervi. Però mi veniva da urlare, dico... O adesso urlo un vaffanculo gigante, ma che cavolo! Però insomma, alla fine va bene così. Insomma, abbiamo fatto tutte le esperienze del caso in questi giorni, tra cui anche provare a mettere il sondino senza anestesia. È tutto dietro le spalle, adesso guardiamo avanti e dovrò andare al controllo, penso mese prossimo, però insomma, cose così. Quindi io vi saluto, adesso io mi godrò le gemelle, me le spupazzerò tantissimo, mi metto sul divano e mi faccio abbracciare, che ho bisogno un poco di coccole, ho bisogno di un po' di coccole. Mio marito mi è venuto a prendere, io gli ho detto, e lui mi ha detto ti aspetto, mi ha scritto, e io gli ho detto oh, come sei dolce, lui mi ha risposto benvenuta all'inferno. Vabbè, io vi saluto, grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato, io spesso non rispondevo perché non ce la facevo a scrivere oppure sonnecchiavo perché insomma... Non sono stati giorni facili, però grazie veramente tanto per tutto l'interessamento. Ragazze che vivevano da quelle parti mi hanno chiesto se hai bisogno di qualsiasi cosa, ti aiutiamo. Insomma, veramente grazie, grazie di cuore a tutti. Ci vediamo prestissimo in qualche video e parlando di cose frivole, di cose leggere, della Naked 3, di tante tante cose, del fatto che ho comprato dei tacchi, vabbè. Ciao!